Fenici. Si insediarono in un territorio affacciato sul Mediterraneo orientale, che oggi corrisponde al Libano. Era un territorio poco fertile, ma ricco di boschi di cedri, alberi giganteschi dal legno pregiato che utilizzarono per costruire navi. Si insediarono intorno al 1200 a.C. Nel 701 a.C. gli Assiri sottomisero le città-stato fenice. Erano organizzati in città-stato indipendenti tra di loro, ognuna governata da un re e da un consiglio degli anziani. Le città più importanti erano Tiro, Biblo, Sidone, Berito, l'attuale Beirut, capitale del Libano, e Arvad. Si trovavano tutte vicino al mare ed avevano grandi porti. L'attività principale dei Fenici era il commercio marittimo, cioè lo scambio di merci con altre popolazioni raggiunte via mare. Erano anche artigiani e dagli altri paesi acquistavano soprattutto materie prime come il rame, lino, argento, avorio e pietre preziose con cui realizzavano gioielli e vasellame d'argento. Fenici erano politeisti. Il dio più importante era Baal, il dio del sole. Astarte, dea della maternità e della fertilità, e Yam, il dio del mare. Melkart, dio del commercio. La navigazione. Realizzavano grandi navi, lunghe anche 30 metri. Inventarono la chiglia, cioè una trave che rendeva la nave più resistente anche in caso di onde violente. Il rostro. La vela quadrangolare, il ponte, i biremi e il timone. La parola greca fenicio significa rosso, o meglio, porpora, il colore per stoffe più ricercato di tutta l'antichità. I Fenici, infatti, avevano scoperto come ricavare la porpora
da un mollusco chiamato murice, che vive dentro le conchiglie. I fenici inventarono il primo vetro trasparente della storia. Inventarono anche la tecnica del vetro soffiato. Gli oggetti in vetro fenici erano richiesti ovunque nel mondo antico. Inventarono l'alfabeto composto da soli 22 segni. Scrivevano solo le consonanti, furono poi i greci ad aggiungere le vocali che vennero chiamate sonanti.